siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. La terza lettura, la terza domenica di Pasqua, fratelli e sorelle carissimi, ruota intorno a questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato, distinto in due parti. La prima è il racconto dell'apparizione di Gesù sulle sponde del lago di Galilea, un'apparizione che è il compimento della promessa, la ricorderemo nelle scorse domeniche, fatta da Gesù agli apostoli per mezzo delle donne, che quando andarono loro ad annunziare la risurrezione dissero: abbiamo visto il Signore risorto, andate in Galilea perché vi precede in Galilea, là lo vedrete. Questo è l'episodio a cui fanno riferimento, appunto ambientato nel lago di Tiberiade. Poi c'è la seconda parte del Vangelo, che è invece centrata sull'amore a Gesù come fondamento non soltanto della missione apostolica, ma anche, come vedremo, della vita di ogni cristiano. Andiamo con ordine. L'episodio che abbiamo ascoltato non è altro che, per certi aspetti, la fotocopia, però attualizzata, di un episodio che proprio Pietro e Giovanni, Giovanni era il discepolo che Gesù amava, il primo a riconoscere che quando dice gettate la rete dalla parte destra della barca troverete pesce, si riempie di pesce, dice ah, quello del Signore, perché si ricorda cosa era successo. Nel Vangelo di Luca, capitolo 5, proprio agli inizi della missione di Gesù, c'è la stessa scena. Gesù incontra Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, e dice portate pure al largo la barca perché così mi ascoltano bene mentre sto facendo la predica. Finita la predica dice andiamo a pescare. Vi ricordate Pietro che dice andiamo di giorno, abbiamo già provato tutta la notte, abbiamo preso niente. Dice, andate, gettate le reti e vedrete che succede. E si riempiono di pesci. Attenzione, cosa dice in quella circostanza Pietro? Maestro, allontanati da me che sono un peccatore. Maestro, però, capite, era già tanto. Gesù gli dice, guarda che d'ora in poi sarai pescatore di uomini, lasciano tutto e seguono. Chi era però Gesù all'inizio del ministero? Era un grande maestro, tanta roba, era un grande rabbì, era una grande autorità. Cosa gli dicono quando lo riconoscono adesso? Cosa dice San Giovanni? È il maestro, è il signore, perché qui questo era morto, quindi è riapparso, gli ha fatto rifare, quindi attenzione, gli fa rileggere con l'episodio, dice attenzione, io sono il maestro, quindi ricordatevi tutto quello che vi ho detto in questi 3 anni perché lo dovrete predicare, non solo perché io sono il maestro, ma perché io sono Dio, sono l'unico salvatore dell'uomo. Capite? Quindi è un ripercorrere tutti quanti quei 3 anni, ricordatevi bene tutto quello che vi ho detto e siate attenti e fedeli nel predicarlo bene, perché non vi ha parlato un uomo qualunque, attraverso di me ha parlato Dio. E che io sono Dio ne è prova il fatto, prova assoluta, che sono risorto dai morti. Dove si vede che gli apostoli, San Pietro aveva rinnegato il Signore, giusto? E avete visto, 3 volte aveva rinnegato il Signore, quante volte gli chiede attenzione, qui è più bello per leggere in greco, no? Gesù gli chiede, mi ami? Come risponde Pietro? Ti voglio bene, perché gli è venuto un po' di paura. Cioè un po' di sana diffidenza di se stessi, perché ricordate la sera dell'ultima cena, no? Dice Pietro, guarda che non canta il gallo e tu mi rinneghi 3 volte. Io, ma che dici? Ma io per te sono pronto a venire alla morte, in prigione, in galera. E Gesù dice, buono Pietro, vedrai quello che va a succedere. Quindi Pietro, poverino, era sincero, ma era un po' troppo sicuro di sé. Le persone troppo sicure di sé, ricordiamolo tutti, noi preti e le persone, diciamo così, impegnate nella Chiesa in primis, calma quando siamo troppo sicuri di noi stessi, d'accordo? Perché noi siamo la debolezza fatta carne, la miseria vivente, la nostra conoscenza imperfetta, dice San Paolo, la nostra mente è piena di tenebre, la mente d'argilla, dice il libro della Sapienza, è gravata da molti pensieri, a stento ci rappresentiamo le cose della terra, figuriamoci quelle del cielo. Quindi sempre calma. San Pietro ha imparato la calma perché Gesù gli chiede la parola forte, mi ami, in greco è agapao, cioè sei innamorato di me fino a dare la vita per me? L'avrebbe fatto poi San Pietro, dice intanto ti voglio bene, poi Dio provvede, capito, gli risponde, questo sicuro, però fino a questo punto ci arriverò solo con la tua grazia. Hai visto la terza risposta, no? Signore, tu sei tutto,
Quindi tu lo sai tu quanto ti voglio bene, non io quanto mi credo di volerne. Guardate che questo passaggio, guardate che grande maturazione che ha fatto San Pietro, questo è un passaggio fondamentale nella vita cristiana, importantissimo, cioè cambia proprio il nostro rapporto con Dio. Cioè la consapevolezza che Lui mi conosce, io gli posso offrire il mio povero nulla, nella consapevolezza che questo povero nulla deve crescere continuamente, deve continuamente dilatarsi, non è mai arrivato, capite? Questo vale pure per il Papa, e il Papa lo sa, state tranquilli, che non siamo mai arrivati fino a quando siamo in vita, capite? Questo vale per tutti. San Pietro, che è il primo Papa, questa cosa l'ha imparata molto bene. Vi dicevo, da dove si vede che questi adesso ci credono che Gesù è il Signore? La prima lettura, no? Parlano nel nome di Gesù, li arrestano, li flagellano e poi gli dicono: oh, ma vi abbiamo detto che non dovete parlare nel nome di questo. E che cosa risponde San Pietro? Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Siccome Gesù Cristo è Dio e lui ci ha detto andate e portate il Vangelo a tutti, lui mi ha detto così, tu parla pure in cecoslovacco, ma poi menare, poi flagellare, poi mette in galera. Io continuo. C'è una bellissima omelia di San Giovanni Crisostomo, un grandissimo padre della Chiesa. Sapete, Crisostomo in greco significa Chrysos Stoma, bocca d'oro, era il soprannome, uno dei più grandi predicatori di tutti i tempi, che dice, chi non crede nel Vangelo, no? E nella potenza del Signore, legga. Cosa era successo la sera di Pasqua? Pietro ha rinnegato Gesù, il capo. Giuda l'ha tradito, gli altri sono scappati, sotto la croce non c'era nessuno tranne San Giovanni che si è ripreso, d'accordo, e stava lì. Tutti i coniglietti che sono, se la sono data a gambe. E come mai che un mese dopo si fanno flagellare nel nome di quella stessa persona che, a detta dei giudei, era morta e non risorta? Scusa, se quando era vivo si sono scappati tutti quanti, adesso che è morto sono diventati tutti questi grandi leoni, capite, no? Anche le persone che non credono, perché come ho sempre detto, noi il cervelletto dobbiamo farlo usare, e chi ha scritto i Vangeli appunto non ha dissimulato apposta le debolezze degli apostoli proprio per mostrare questo contrasto. Pietro, che la sera stessa rinnega, giura di non aver mai conosciuto Gesù, e un mese dopo flagellano pure, tanto io devo obbedire al Signore, e si è fatto flagellare, e Gesù gli profetizza la morte, no? Verrà il momento, quando sarai vecchio, che un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte gli avrebbero glorificato Dio. Con quale morte avrebbero glorificato Dio il nostro re San Pietro? Crocifisso, a testa sotto, sul colle Vaticano. E quindi sapete che c'è l'aneddoto che sembra vero, no? A un certo punto scoppia la persecuzione a Roma e San Pietro dice: meglio che mi metto in salvo perché io sono il capo, e incontra Gesù con la croce sulle spalle, che era l'ultima da Roma, Gesù andava verso Roma, no? Ne è uscito un film poi, e va: quo vadis? Perché Pietro dice al Signore: quo vadis Domine, dove vai, Signore? E il Signore risponde: vado a morire un'altra volta a Roma, perché tu che sei il mio vicario non vuoi morire per me, quindi devo chiamare un'altra volta, cioè bene. Torniamo indietro, è stato catturato ed è stato poi martirizzato. Un'ultima nota sulla seconda parte del Vangelo, l'amore. Allora, a San Pietro Gesù gli chiede: mi ami? Perché capite, per dare la vita per Gesù, per sobbarcarsi, voi sapete, un sacerdote, un vescovo, un papa, pregate per questi poveretti, per queste povere membra, diciamo così, che appartengono alla gerarchia della Chiesa, perché hanno una doppia responsabilità, come diceva Sant'Agostino. Perché primo, io, che sono un povero prete, non sono né papa né vescovo, sono un prete. Quindi però, come diceva Sant'Agostino, innanzitutto sono cristiano, cioè io devo stare attento, come tutti voi, a crescere nella santità, a preoccuparmi, tra virgolette, a occuparmi, meglio sarebbe dire, della salvezza della mia anima e crescere nelle virtù. Io devo fare un cammino cristiano come tutti voi, capite? Perché sono battezzato prima di tutti. Però poi devo anche occuparmi della santificazione altrui, quindi c'è un carico doppio, capite? Devo occuparmi della santità mia e occuparmi di quella del prossimo.
e preoccuparsi di quella del prossimo, la prima cosa da avere è una grande santità personale, e la grande santità personale è possibile solo quando si ha un grande amore verso Gesù. Ecco perché lui fa questa domanda. Quindi se ti devi sobbarcare anche del carico delle mie pecorelle e dei miei agnelli, ricordati che devi avere un amore superiore. E così, poi c'è il seguito del Vangelo che parla di San Giovanni, che sarebbe stato l'apostolo dell'amore. L'amore è la quintessenza della santità per chiunque, anche per tutti noi. Noi sappiamo che la Madonna, siamo nel mese di maggio, non è morta martire la Madonna. La Madonna non ha versato il sangue, ma la Madonna è stata consumata in tutta la sua esistenza, in particolare sotto la croce, da cosa? Da un amore sviscerato nei confronti di Gesù e nei confronti delle anime. Tanti santi, una delle più brave è stata Santa Teresa di Gesù Bambino, hanno insegnato che il cuore della vita cristiana della Chiesa è l'amore a Gesù. Quando c'è quello funziona tutto e la santità cresce. Quando non c'è quello, tutto quello che noi facciamo, fossero anche le cose sante, fosse anche pregare, fosse anche andare a messa, è come una pianta priva di linfa, è come una radice arida, morta, capite? Sono opere secche, non piacciono neanche al Signore per quanto abbiano la parvenza della santità. Quindi ricordiamo sempre che al cuore della vita cristiana c'è l'amore per il Signore. Ha animato i martiri, come diceva Santa Teresina, anima coloro che devono parlare del nome di Gesù, ama coloro che nel nascondimento danno la vita per il Signore, ama anche la vita del cristiano comune, apparentemente anonimo e insignificante, ma che con la sua testimonianza quotidiana e fedele di fedeltà al Signore, appunto, contribuisce grandemente all'edificazione della Chiesa e alla diffusione del Regno e del Vangelo nel mondo. Quindi chiediamo a Maria Santissima, soprattutto in questo mese a lei dedicato, che ci faccia sempre più crescere nell'amore al nostro e suo Dio e Signore Gesù Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.